Amici nerd, eccoci arrivati al secondo episodio della musica a un beat, in particolar modo all'uso dello ZX Spectrum della Sinclair, uscito nel 1982, e che grazie alle nuove tecnologie sviluppate dalla By Delight ritorna in vita più potente e versatile di quanto lo fosse prima. Nella scorsa puntata ci siamo occupati dello ZX HD, il sistema di connessione video in grado di collegarci ai nuovi televisori HDMI ad alta risoluzione. Oggi invece ci occupiamo di un'altra interfaccia pazzesca chiamata Pro One, sempre creata dalla mente e dalle mani di Ben, aggiunge una memoria di massa praticamente illimitata al nostro Spectrum, oltre a due interfacce joystick, un pulsante di reset ed un ulteriore connettore per aggiungere ancora altre interfacce nella catena. Vediamo infatti nel video come io abbia collegato in catena sul mio Spectrum Plus 3 l'interfaccia HD e subito dopo la Pro One. La troviamo nel web shop del sito di By Delight, eccola qui, quindi clicchiamo per accedere alla sezione riguardante la Pro One. Possiamo infatti vederla nel suo splendore. Troviamo qui di lato l'adattatore SD, dove possiamo inserire ben due SD card, il pulsante di reset, il pulsante di attivazione del sistema operativo ESX-DOS e due porte joystick, oltre alla connessione qui in basso per lo ZX Spectrum. In sostanza l'interfaccia Pro One ci permette di caricare software e giochi nello ZX Spectrum direttamente salvati su una SD card da inserire in uno dei due slot presenti sulla scheda. La Pro One è equipaggiata con un suo sistema operativo chiamato ESX-DOS, ecco qui il sito che lo sviluppa, con la formattazione FAT32, quindi FAT compatibile. I file supportati sono il .tap, TAP, TRD, SNA, Z80, SCR. Sul sito infatti di worldofspectrum.org è possibile quindi scaricare montagne di giochi e software trasportati in questi formati per poi copiarli sulla SD card attraverso il computer e rimetterli poi all'interno della Pro One per essere caricati dallo Spectrum. Non sono supportati i file TZX. La Pro One è adatta a tutti gli Spectrum. L'ho testata con successo sugli ZX Spectrum 16K, 48K, relative schede madri, Spectrum Plus, 128 Toast Rack e anche sulle versioni Amstrad Plus 2, Plus 2A, Plus 2B, Plus 3. È compatibile anche con le versioni aggiornate del Plus 3 come il Plus 3E, Enhanced, e comunque anche con i modelli di Investronica, gli Harlequin, Sparrow Light, e naturalmente funziona benissimo con le schede ZX HD e ZX AY. Prima di collegarla allo ZX Spectrum, assicuriamoci che tutti i contatti siano puliti. Per fare questo è sufficiente passare anche una gomma da cancellare sulla porta posteriore del computer e poi collegare la scheda Pro One. Ricordiamoci di collegarla soltanto a computer spento e di scollegarla a computer spento. Lo ZX Spectrum infatti non consente lo swapping delle schede quando il computer è acceso, con il rischio di danneggiare sia la scheda sia lo Spectrum. E siamo pronti ad usare la Pro One. Con il pulsante rosso abbiamo un reset del computer, come vediamo, mentre con il pulsante blu accediamo direttamente al DOS.
all'interno del DOS poi possiamo navigare con i tasti del nostro ZX Spectrum Plus 3. Ho creato già delle cartelle con all'interno i demo, quelli o anche i giochi. Questi sono quelli che noi troviamo già installati da Ben, oltre ai nostri. Ho creato una mia tape list in ordine alfabetico, dove poter scegliere poi quali giochi caricare all'interno dello Spectrum. Andiamo a cercare un classico, o anche Arkanoid ad esempio. Clicchiamo, carichiamo il file SNA oppure lo Z80, come vi dicevo. Ci ritroviamo pronti a giocare con un classico. Per tornare indietro, torniamo sul pulsante blu che ci riporta nella medesima directory. Con la directory sopra in alto torniamo indietro nella navigazione e scegliamo altri giochi. Ad esempio un altro classico che io adoro, Jetpack o Jet Set Willy, per esempio. In questo caso abbiamo tutti e tre i formati, SNA, TAP e Z80. Carichiamo il TAP e siamo pronti a giocare. Come vediamo il caricamento è immediato. Torniamo nel nostro menu, torniamo sotto a prendere un altro classico. La barra spaziatrice ci riporta nell'ultimo gioco che abbiamo caricato. Carichiamo il mio preferito, Jetpack. Eccolo qui, 5, start game. Andiamo per esempio sui classici, come in questo caso, che siano poi ovviamente anche compatibili con il Plus 3. Come sappiamo, alcuni giochi della vecchia guardia come il 16 e il 48K non funzionavano bene su queste nuove macchine, quindi dovremo poi montare questo sistema su un altro Spectrum per poterli usare. In questo caso possiamo caricare Batman, che era già stato creato ad esempio per il 128, Batman 2. Eccolo qui. Definiamo i tasti. Destra, sinistra, su, giù, fire, hold, keyboard. Ed eccoci pronti immediatamente a giocare. Per tornare indietro, carichiamo un altro gioco. Questo per quanto riguarda l'accesso rapido alla scheda Pro One. Come vediamo è tutto molto semplice e rapido. È possibile attraverso dei comandi basic accedere poi all'interno della scheda. Vediamone soltanto uno in maniera molto rapida. Resettiamo. Scriviamo un semplicissimo programmino basic. Adesso per scriverlo direttamente sulla ROM dovremmo fare direzionare il primo comando basic di salvataggio verso l'SD card, quindi punto tapeout spazio, diamo il nome al nostro file tap che andremo a registrare, in questo caso potremmo chiamarlo JGR stud. Ricordiamoci che il limite è 8 caratteri perché il DOS non consente dei file con nomi superiori agli 8 caratteri. Punto tap e premiamo Enter. Adesso possiamo salvarlo, quindi faremo save come se stessimo salvando sulla cassetta. JGR test. Ora non dovremo ovviamente premere REC PLAY sul nostro registratore, ma basterà cliccare Enter. In questo caso il file viene salvato sulla nostra SD. Per controllare clicchiamo sul nostro sistema operativo, andiamo all'interno e troviamo infatti nella nostra directory dove ci trovavamo in quel momento, quindi sulla mia tape JJ, il software JGR Stud. Cliccando all'interno verrà caricato. Controlliamo che sia registrato bene ed eccolo pronto. Quindi con questo sistema possiamo continuare a programmare sullo ZX Spectrum e portare quindi i file salvati sulla SD card. Vedremo poi tutti i comandi approfonditi per intervenire con la SD card direttamente
dallo Spectrum Plus 3. La scheda Pro One è possibile acquistarla attraverso il sito di By Delight per 73 euro nella versione completa, mentre per 56 euro nella versione senza l'involucro in plastica. In alternativa ci sono delle versioni nuove uscite recentemente che sono leggermente più piccole, ad esempio la Enjoy Mini e la Enjoy Pro Mini. Come vediamo, questo tipo di schede hanno le stesse identiche caratteristiche, ma non possiedono ad esempio le porte joystick, mantengono la compatibilità ovviamente con le SD card. La versione Enjoy Mini dispone di Deep Switch per il setting in base al tipo di Spectrum a cui viene attaccata, mentre nella versione Mini Pro questo sistema avviene in maniera automatica attraverso l'uso di un clock indipendente al costo di 42 euro. Quindi con un range che parte da 73 euro per scendere fino a 39, abbiamo la possibilità di utilizzare questo fantastico sistema di salvataggio e caricamento su tutti i nostri Spectrum. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e accendendo la campanellina. Rimanete sintonizzati per la seconda parte di questo tutorial sull'uso approfondito della scheda Pro One. Ciao a tutti!